Stamattina noi abbiamo intrapreso un intervento massiccio di sopralluoghi in tutti quelli che sono le strutture pubbliche nell'area di interesse, a partire dalle scuole, sia quelle di competenza del comune che della città metropolitana. Io sono andato personalmente a fare alcuni sopralluoghi, siamo andati nelle scuole più vicine alla zona di interesse e fino ad oggi non sono stati rilevati danni. La stessa operazione si sta facendo nelle strutture sportive, è già stato verificato lo Stadio San Paolo, la mostra d'oltremare, quindi le attività sono in pieno svolgimento senza al momento aver evidenziato danni nelle strutture. Noi continueremo nelle prossime ore a rafforzare queste attività di indagine insieme con i dati che ci vengono dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ho seguito personalmente per tutta la notte. Ci dicono che non ci sono segnali di modifica sia degli indicatori di sollevamento del suolo sia di quelle che sono le misure geochimiche, quindi il trend non è variato rispetto al passato, e questo è un dato positivo, quindi che non ci deve dare allarme. Noi adesso ci stiamo anche organizzando per creare un'area di eventuale accoglienza per chi ha paura di restare a casa e vuole trascorrere la notte fuori in condizioni di emergenza, ma di miglior accoglienza. Ovviamente noi siamo in una fase che può continuare per mesi. Il tema fondamentale è gestire da un lato la sicurezza degli edifici, e stanotte nella città di Napoli non ci sono stati effetti significativi, anche solo casi veramente piccoli, di piccole cadute di calcinacci. È molto importante convivere con questo fenomeno cercando di mantenere la normalità. Per questo motivo noi abbiamo ridotto la chiusura delle scuole solamente alle zone che erano realmente interessate a una reale valutazione di eventuali danni, che non ci sono stati, e abbiamo tenuto i trasporti dopo una verifica notturna in piena funzione, proprio perché noi dobbiamo garantire il comportamento normale delle persone.